Bentornati o benvenuti ad Xcode Generation. Oggi parleremo di Terraform insieme ad Alessandro Melchiori di Codice Plastico. Ciao Ale. Ciao, ciao Marco. Ok, che cos'è Xcode Generation? Per chi non lo conoscesse, è un'iniziativa data da un'idea di CSMT e alcuni dei suoi partner. Vedete che fortunatamente la lista si sta allungando, quindi sappiamo che ci sono molte più persone che contribuiscono a portare conoscenza. Appunto perché Nextcode è nato con il proposito di condividere tra noi le conoscenze specifiche magari che abbiamo maturato con le nostre esperienze lavorative e quindi mettere a fattor comune al fine di darci una mano a vicenda, scoprire cose nuove e quindi magari creare anche sinergie. Se qualcuno è, diciamo, più esperto di qualcos'altro ci può sicuramente dare una mano. Vedete, i partner sono Università degli Studi di Brescia, Antares Vision, Codice Plastico, For Solid, Jexel, Gamma Industries, PQ4, Talent Garden, Toplus e Trim Informatica. Se volete rimanere in contatto con noi sul nostro sito nextcodegeneration.it trovate tutte le sessioni precedenti, quindi con il link al canale YouTube CSMT Gestione dove abbiamo caricato tutte le sessioni registrate. Mentre sui nostri social, Nextcode Generation per Instagram e anche per Facebook, ci sono le nostre pagine dove vi teniamo aggiornati sui nostri eventi. Nextcode Challenge 2021, che cos'è? È una sfida di coding dove si può partecipare singolarmente o a squadre, basta una mail e un nickname. È possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione e viene stilata e costantemente aggiornata una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2021. Il punteggio è attribuito 1 punto per ogni soluzione corretta, 3 punti per il secondo e terzo posto e 5 punti per la soluzione migliore. Valutiamo le vostre soluzioni in base alla correttezza del risultato, l'efficienza dell'algoritmo, lo stile di programmazione, l'originalità della soluzione e la presenza di commenti. Anche quest'anno, come l'anno scorso, il vincitore si aggiudicherà un abbonamento annuale a Pluralsight, che per chi non lo conoscesse è una piattaforma per fare, diciamo, lezioni online, corsi online su tutte le tematiche di sviluppo software, quindi molto molto interessante. Questa è la challenge della settimana scorsa. Il risultato non è stato trovato da nessuno, quindi potete partecipare ancora. Rimane la sfida aperta. Trovate tutte le nostre sfide passate che potete ancora, diciamo, fare sul nostro sito, sulla sezione Challenge. Quindi la classifica non ha subito variazioni rispetto alla volta precedente e questa è la challenge numero 5. La leggiamo insieme, ma poi comunque vi arriverà per email. Quindi una formica si trova su una griglia di caselle colorate di bianco o nero. La griglia ha dimensioni infinite. La formica è sempre orientata in una delle direzioni cardinali, sinistra, destra, su o giù, e si muove da una casella alla successiva secondo le regole seguenti. Se si trova sulla casella nera, la cambia in bianca, rotoli 90 gradi in senso antiorario e si muove in avanti di una casella. Se si trova sulla casella bianca, la cambia in nera, rotoli 90 gradi in senso orario e si muove in avanti di una casella. Iniziando da una griglia completamente bianca, quante caselle nere ci saranno dopo 10 alla 18 mosse della formica? Come vedete, anche questa sfida, diciamo, richiede un algoritmo astuto perché dice la 18 il calcolatore di per sé ci metterebbe troppo tempo altrimenti a calcolare. E fate comunque, diciamo, provateci e fateci sapere se siete riusciti. Come partecipare? Basta inviare una mail a challenge@nextcodegeneration.it. In oggetto il Nextcode Challenge 4 oppure Nextcode Challenge 5 e il nickname della vostra squadra. Nel corpo della mail chi ha partecipato, il linguaggio utilizzato ed il risultato. Ovviamente è anche obbligatorio l'allegato codice del programma, altrimenti semplicemente il risultato non vi garantisce, diciamo, il punteggio. Se volete rimanere aggiornati, aggiungete in rubrica il numero 371-168-8930, scrivete Nextcode on e riceverete tutte le news relative a Nextcode. Adesso io ho parlato già anche troppo. Vi ricordo semplicemente il prossimo talk, il 27 ottobre,
sempre alle ore 18, sempre online, introduzione a Spring Data con Raffaele Auriemma di Think Open. Vi arriverà poi sempre sui nostri canali il link per iscriversi, e quindi vi aspettiamo anche il prossimo mese. Mentre se foste curiosi di provare a contribuire, condividere con noi le vostre esperienze, qualcosa dove siete, diciamo, esperti e volete fare un talk, provate a scriverci alla Call for Speakers sul sito descogeneration.it/call for speakers, date un'occhiata e ascoltiamo tutte le vostre proposte, poi dopo selezioniamo in base all'argomento e se c'è, diciamo, interesse reciproco a partecipare appunto come speaker. Ok, ho finito, lascio la parola adesso a Alessandro. Eccoci qua, allora, condivido lo schermo. Ok. Fai la presentazione? Yes. Allora, direi di partire. Quanto tempo abbiamo, Marco? Fino alle ore? Sì, di solito 19. Ok, 18:45-19 in base alla lunghezza della presentazione. Poi lasciamo sempre lo spazio, 10 minuti finali per la domanda. Perfetto. Va bene, allora direi di iniziare subito. Di che cosa chiacchieriamo in questa oretta insieme? Allora, chiacchieriamo di Terraform, che cercheremo di capire che cos'è Terraform e soprattutto perché è interessante quando si ha a che fare con un cloud provider come Azure, e andremo a cercare di capire come utilizzarlo, come iniziare ad utilizzarlo, vedremo un pochino di le cose basilari di Terraform e soprattutto quando ha senso utilizzarlo. Allora, direi di partire subito. Alla base di Terraform ci sta tutto quel movimento, non so se è giusto parlarlo così, che sta sotto il titolo di Infrastructure as a Code. Cosa significa? Noi negli ultimi 20 anni, 30 anni abbiamo sempre spinto nell'ambito dello sviluppo software nel cercare di ottimizzare il processo di sviluppo delle nostre applicazioni, e quindi abbiamo iniziato ad introdurre metodologie che hanno migliorato la gestione, non tanto la scrittura del codice in sé per sé come qualità del codice prodotto, o non solo, diciamo, ma anche la gestione degli artefatti software che andiamo a produrre. Tutto ciò che sta sotto il cappello di Infrastructure as a Code è proprio il movimento che pone al centro della nostra lente di ingrandimento l'infrastruttura, quindi non il codice vero e proprio, non le applicazioni che andiamo a deployare, ma l'infrastruttura che dovrà ospitare le applicazioni che sviluppiamo, e cercare di implementare nel processo di definizione e sviluppo e di evoluzione dell'infrastruttura su cui andiamo a deployare le nostre applicazioni, le stesse metodologie, le stesse tecniche, le stesse politiche alle quali siamo abituati da molto più tempo nell'ambito dello sviluppo vero e proprio. Quindi questo è il concetto di Infrastructure as a Code: trattare l'infrastruttura con le stesse metodologie con cui siamo abituati a trattare gli artefatti software, il software e il ciclo di vita del software che scriviamo giornalmente. Quindi anche quando abbiamo a che fare con un'infrastruttura, quindi le nostre applicazioni, sviluppiamo le nostre applicazioni con qualsiasi tipo di linguaggio, le containerizziamo o meno, ma a un certo punto le dobbiamo mettere in esecuzione da qualche parte. Questo qualche parte è appunto l'infrastruttura su cui si baseranno le nostre applicazioni, e l'idea alla base di Terraform è quello di agevolare la gestione della nostra infrastruttura e dell'evoluzione soprattutto della nostra infrastruttura con le stesse dinamiche con cui siamo abituati a ragionare quando abbiamo a che fare con lo sviluppo software. È importante notare che non è tanto essenziale la fase di startup, cioè quello che io tendo sempre a sottolineare quando parlo di queste tematiche è che se noi abbiamo una nostra applicazione, la dobbiamo deployare su un web server di qualsiasi tipo,
e abbiamo bisogno di una VM, Linux o Windows che sia, installarci un web server e far girare la nostra applicazione. Se la nostra applicazione finisce così, non ha necessità di scalabilità, non ha necessità di... Non, la nostra applicazione continuerà ad evolvere, ma probabilmente la nostra infrastruttura no. Ok? Quindi, al netto che è sempre bello e sempre, sarebbe sempre meglio avere un... script che permettono di riprodurre l'infrastruttura, se la nostra infrastruttura non è interessata a meccanismi di evoluzione, probabilmente quello che vedremo con Terraform oggi è sempre utile, ma un pochino meno utile. Quello che invece ha molto senso è soprattutto quando si ha a che fare con applicazioni che devono poi girare nel cloud, dove sappiamo tutti che la facilità con la quale possiamo creare nuovi servizi è veramente infinitesimale. L'idea è avere un meccanismo che ci permetta di sfruttare i servizi che il cloud provider, nel nostro caso vedremo gli esempi con Azure, ma poco cambia con qualsiasi altro cloud provider, ci mettono a disposizione per far evolvere la nostra infrastruttura. Quindi, a che cosa siamo abituati quando parliamo e lavoriamo in ambito dello sviluppo software? Beh, siamo abituati sicuramente a avere, al netto di sviluppare il software, ok, però di avere un source control. Perché un source control è importante? È importante perché 30 anni fa ci si condivideva il file con dei server, con degli zip, ma non è un modo di fare, non è una metodologia, è una metodologia completamente abbandonata. Adesso ci sono appunto questi source control che ci permettono di creare, fare modifiche al codice che c'è in produzione in un istante temporale, sottomettere le nostre modifiche a dei nostri colleghi in maniera tale che le possano valutare, avere meccanismi che permettano di unire le nostre modifiche alle modifiche fatte da altri colleghi, insomma avere un ambiente collaborativo. Dopodiché altre cose che abbiamo, che sono oramai buone pratiche ma sono quasi scontate, anche se non sempre, nell'ambito dello sviluppo software, è quello di avere dei meccanismi di build automatica che verificano in modo completamente automatico se le modifiche che stiamo facendo al codice sorgente sono fatte bene nel momento in cui introduciamo dei meccanismi che ci fanno per esempio il linting, piuttosto che verificano, fanno un'analisi statica del codice, piuttosto che la compilazione, piuttosto che l'esecuzione di unit test e così via. Anche questo è un aspetto fondamentale. Un altro aspetto è quello di dire, ok, abbiamo sviluppato il nostro codice, l'abbiamo pushato su un repository Git, sono partite le build, hanno verificato che tutto il codice è compatibile con le nostre regole, il compila e i test sono tutti verdi, adesso cosa facciamo? Avere un meccanismo automatico che pacchettizzi i nostri artefatti, li deploy, ma dove li deploya? In n ambienti differenti, n environment differenti, a seconda che siamo in un ambiente di test, di stage o di produzione. Queste cose che abbiamo visto così molto velocemente 15 anni fa erano per pochi, adesso oramai sono state completamente sdoganate, non sono ancora per tutti perché mi capita spesso di lavorare con aziende che non hanno completamente assorbito tutto questo flusso di sviluppo, però sono buone pratiche che tendenzialmente si cerca di mettere in atto sempre quando si ha a che fare con lo sviluppo software. E quindi la domanda è: perché non riusciamo a portare queste metodologie, queste buone pratiche anche nel mondo dell'infrastruttura? Cosa ci manca per poter portare queste buone pratiche anche nel mondo dell'infrastruttura? E quindi avere che cosa? Perché tutte quelle pratiche che abbiamo visto prima sono delle buone pratiche? Perché automatizzando il tutto, io credo che una delle caratteristiche migliori di un dev sia quella di essere pigro, cioè tendenzialmente a me quando capita di rifare le cose tre volte mi stufo e quindi piuttosto mi scrivo uno script che fa quelle cose lì. Quindi automatizzo il più possibile le attività routinarie che portano, sulle quali devo lavorare per lo sviluppo del mio codice. Automatizzare queste cose le rende ripetibili. Renderle ripetibili abbassa il tasso di errore. Fare la stessa cosa nel mondo dell'infrastruttura è l'obiettivo che ci prefissiamo e cerchiamo di, diciamo, risolvere, anche se risolvere è la parola un po' grossa, in questa sessione.
cosa ci serve però per poter utilizzare queste pratiche, queste metodologie che abbiamo discusso nell'ambito dello sviluppo software anche in nel mondo dell'infrastruttura? Che l'infrastruttura sia, chiamiamola dinamica, cioè che la piattaforma sulla quale andiamo a deployare la nostra infrastruttura, nelle quali poi andremo a deployare la nostra applicazione, sia strutturata in maniera tale per la quale noi possiamo dialogare, utilizzare questa infrastruttura, per esempio sfruttando delle API, per esempio sfruttando un meccanismo di programmazione, ok? Ecco perché il mondo o il movimento dell'infrastructure as a code ha preso tantissimo piede nel momento in cui hanno preso piede i grossi big che ci mettono a disposizione i cloud provider, perché un conto è utilizzare qualsiasi piattaforma cloud, sia Azure, AWS, Google Cloud e così via, ci dà la possibilità di creare risorse, servizi e quant'altro attraverso dei portali, ma anche a livello programmatico. Il fatto di avere questo accesso programmatico, quindi con delle API o con qualsiasi altra cosa, non è il come, è il fatto di averlo, ci abilita alla possibilità di automatizzare il processo che sta alla base della gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura. Ovviamente questa cosa potrebbe essere un pochino più complessa nel momento in cui si ha a che fare con un data center on-prem in cui non abbiamo possibilità di, per esempio, comunicare con un hypervisor che faccia, per esempio, anche solo wire up di virtual machine in modo dinamico, programmatico. Ovviamente diventa tutto molto più complesso. Con i cloud provider, con Azure nello specifico, come vedremo in questa sessione, tutto questo ce l'abbiamo out of the box, quindi il fatto di poter dire ad Azure attraverso il portale, ma questo a poco ci interessa in questa sessione, ma soprattutto in modo programmatico, crea questo resource group, crea questa VM piuttosto che istanzia un servizio di Azure Service Bus e così via, ci permette di spingere pesantemente sull'acceleratore e cercare di portare tutte le buone pratiche dello sviluppo software anche nel mondo dell'infrastruttura. E quindi che cosa ci portiamo a casa? Se dovessimo riuscire a fare una cosa del genere, cioè il fatto di portare tutte le buone pratiche dello sviluppo software anche nel mondo dell'infrastruttura, riusciremmo ad avere tutti questi benefit, cioè il fatto di dire, ok, ma se io tutte le volte che devo creare questi 5 servizi su Azure, invece di andare sul portale, clicca qui, clicca lì, aggiungi qui, configura qui, avessi degli script anche parametrizzabili, o soprattutto parametrizzabili, che posso riutilizzare in contesti differenti, semplicemente configurandoli in modo opportuno, riotteniamo quello che nel mondo dello sviluppo software è spesso spinto come uno delle best practice, il fatto di poter riutilizzare del codice. In questo caso riutilizzeremmo la configurazione di parte dell'infrastruttura. Alla stessa maniera, una volta che non siamo bloccati da un portale, cioè il fatto di dover gestire l'infrastruttura con dei click del mouse, ma riusciamo ad avere degli script scritti in qualsiasi linguaggio, riusciamo ad introdurre un concetto di automazione, quindi dire ok, non devo pigiare io sul coso, ma metto in esecuzione lo script e sono sicuro che alla fine, se lo script è corretto, ovviamente, mi troverò l'infrastruttura che mi aspetto di dover trovare. Alla stessa maniera, ogni cosa che è scritta su un file di testo può essere versionata, quindi perché se versioniamo il nostro codice che contiene il nostro codice C#, Node, Elixir o quant'altro, non possiamo versionare la configurazione e la definizione della nostra infrastruttura? E poi perché non ci possiamo fare dei test? Perché non ci possiamo aggiungere della documentazione? Ovviamente tutte queste cose qui enfatizzano la possibilità di, non sono io che gestisco l'infrastruttura, ma c'è un team all'interno, per esempio, di Codice Plastico che si occupa dell'infrastruttura dei progetti su cui lavoriamo. E a questo punto, che ci lavori io o che ci lavori qualche mio collega, avendo seguito le best practice dello sviluppo software, ce lo portiamo anche in campo, nel campo dell'infrastruttura, e quindi abilitiamo la collaborazione di un team che si può dedicare alla gestione dell'infrastruttura, e quindi non il singolo che va sui portali o che configura manualmente IIS o qualsiasi altro web server o qualsiasi altra cosa di infrastruttura, ma è tutto scriptato, versionato, testato, documentato in modo tale che diverse persone ci possano lavorare contemporaneamente.
Tutto questo è la teoria, benissimo. Abbiamo visto che Azure ci mette a disposizione la possibilità di creare risorse in modo programmatico. Dobbiamo avere qualcosa che ci permetta di farlo. Questo qualcosa, è, nel nostro caso specifico, è Terraform. Non è l'unico tool che abbiamo a disposizione. Diciamo che, nonostante ne stiano nascendo diversi, è quello un pochino più famoso. Però, diciamo, non è l'unico. Che cos'è Terraform? È un software che ci permette di definire l'infrastruttura con un linguaggio particolare che andremo a vedere in questa sessione, ma che fa anche un qualcosa di più, perché a noi non ci serve solo creare l'infrastruttura, ma ci serve farla evolvere mano a mano che le esigenze cambiano. Quindi, come dicevamo prima, all'inizio abbiamo bisogno di una VM, poi per esempio su Azure abbiamo bisogno, spostiamo il contenuto della VM, lo spostiamo su un app service, poi abbiamo bisogno di un service bus, poi abbiamo bisogno di un SQL database, poi abbiamo bisogno di un Kubernetes e così via. L'infrastruttura evolve mano a mano che evolvono anche le necessità applicative, ok? Così come facciamo evolvere l'applicazione, facciamo evolvere l'infrastruttura. Vedremo che l'aspetto principale di Terraform non è tanto scrivere uno script che lo lancio, mi crea l'infrastruttura, ma è proprio gestire l'evoluzione dell'infrastruttura, perché lo script che scrivo oggi definisce l'infrastruttura che va bene oggi, ma che potrebbe essere diversa dall'infrastruttura che mi serve domani. E quello che io voglio fare è gestirne l'evoluzione. Terraform è uno strumento che ci permette di fare questo. Che caratteristiche ha importanti Terraform, a parte il discorso dell'open source, è una delle sue caratteristiche principali è che è cloud agnostico. Cosa significa? Ovviamente il concetto di resource group, cioè alcuni servizi ce li ho su Azure e non ce li ho su AWS, o si chiamano in un altro modo e si configurano in un altro modo. Quindi non è che io scrivo voglio un database SQL e poi che lo faccia girare su Azure o su AWS o qualsiasi altro cloud provider, tutto funziona out of the box. No, il concetto di cloud agnostico non è questo. Il concetto di non essere direttamente collegato a un'implementazione specifica di un cloud provider è quella di dire: una volta che ho imparato ad utilizzare Terraform e il suo linguaggio e il suo paradigma, io che creo una risorsa su Azure o la creo su AWS è esattamente la stessa cosa. Poi su Azure si chiamerà A e su AWS si chiamerà B. Quello è il mio compito di learning, di sapere le risorse che posso andare a creare sul cloud provider. Però di per sé vedremo che lo strumento non cambia assolutamente sia che io mi colleghi a Azure o mi colleghi a un altro cloud provider. Il concetto dello stile dichiarativo ci permette di andare a definire come vogliamo che sia la nostra infrastruttura e poi onere di Terraform, non solo di Terraform, ma diciamo anche del cloud provider che ci sta dietro, capire l'infrastruttura adesso è in questo stato, mi è stato detto che deve andare in quest'altro stato, calcolo le diff e capisco come applicarle, cioè capisco qual è il percorso migliore per portare l'infrastruttura dallo stato A allo stato B. A volte il portare l'infrastruttura dallo stato A allo stato B significa, può essere anche un non evoluzione, ma un cancello la risorsa e la ricreo con le configurazioni nuove. Non è un problema di Terraform, è un'implementazione del cloud provider che, per esempio, alcuni parametri non permette di modificarli. Per esempio, se con Terraform creiamo un cluster Kubernetes su Azure e in fase di creazione diciamo che non vogliamo abilitare le network policy, Terraform lo crea in questo modo. Poi a un certo punto ci accorgiamo che ci servono le network policy perché per lo scenario applicativo su cui siamo ci servono questo componente di Kubernetes. Ok, se noi abilitiamo sullo script che ci servono le network policy, quello che succederà dietro le quinte, Terraform ce lo dirà ovviamente, adesso andremo a vedere come, quello che succederà è che il cluster viene cancellato e viene ricreato, perché Azure non dà la possibilità di abilitare le network policy su un cluster su cui non, cioè di cambiare la configurazione, abilitazione o meno delle network policy su un cluster già creato. Quindi non è
Terraform che fa un disastro, è semplicemente a livello cloud provider non c'è la possibilità di abilitare quella particolare feature su un servizio già istanziato, quindi l'unico modo che abbiamo a disposizione, ma faremmo esattamente nello stesso modo anche da un portale, è creare il nuovo servizio configurato nel modo corretto, cancellare quello vecchio e iniziare ad utilizzare quello nuovo. Quindi comunque bisogna stare attenti perché il disastro è sempre dietro l'angolo. Comunque andremo a vedere bene come utilizzare Terraform e come evitare che possano succedere queste cose. Come funziona Terraform? Terraform essenzialmente, diciamo che almeno quando mi piace immaginarlo così, quando lo uso, quando lo spiego in ufficio a chi inizia ad utilizzarlo da chi lo sta utilizzando da poco tempo, ha tre fasi. Una prima fase in cui ovviamente devo scrivere gli script, in cui vado a definire, a dichiarare come voglio che venga utilizzata, venga configurata l'infrastruttura. Una volta che ho finito, appunto per evitare di incorrere in problemi del tipo che succede qualcosa diverso da quello che mi aspetto, Terraform ci mette a disposizione la possibilità di fare una simulazione del nostro script. Quindi c'è questa fase di planning in cui noi diciamo ok, l'infrastruttura è nello stato A, adesso lo script l'ho modificato, Terraform calcolami una sorta di piano di esecuzione che permetta di far evolvere l'infrastruttura dallo stato attuale allo stato descritto nel mio script. Questa fase è fondamentale perché è l'ultimo passaggio che abbiamo per verificare che uno, quello che abbiamo scritto nello script sia corretto, e due, non ci siano sorprese tipo quelle che vi dicevo prima, per cui noi abbiamo abilitato una feature pensando che sia semplicemente un update di un servizio e poi dietro le quinte invece il cloud provider di turno delle implementazioni sue non permette una modifica del genere, quindi l'unico modo che si ha è quello di cancellare e ricreare. La fase di planning è quella che ci permette di verificare se quello che stiamo facendo, cioè se siamo consci di quello che stiamo facendo. Una volta che il piano di esecuzione è validato, possiamo dire a Terraform, ok, adesso applicalo. E a quel punto lì, quel compito di Terraform è andare ad interagire col cloud provider con il quale stiamo lavorando, nel nostro caso andremo a vedere Azure, e applicare tutte le modifiche in modo tale da passare dallo stato attuale allo stato che abbiamo descritto nel nostro script. E qui abbiamo visto le tre cose. Quindi io direi che ho già parlato abbastanza, andiamo a vedere un po' di codice. Allora, per utilizzare Terraform dobbiamo semplicemente scaricare, installare in base alla distribuzione, al sistema operativo che avete, la CLI di Terraform, quindi tramite il comando Terraform, scriviamo così, bisogna avere ovviamente Terraform installato. Adesso, vabbè, io c'ho una versione molto vecchia, diciamo che nell'ultimo mese è stata rilasciata finalmente la versione 1 di Terraform, negli ultimi anni è sempre viaggiato alla versione 0 punto qualcosa, adesso è stata rilasciata la versione nuova, la versione 1 diciamo che è la prima versione stabile, però andiamo a vedere che cosa significa lavorare con Terraform. Lavorare con Terraform significa, cosa dobbiamo fare per lavorare con Terraform? Avere un file, uno o più file, ovviamente nel nostro caso l'infrastruttura che andremo a creare è semplicissima, ma cioè direi proprio basilare, a me adesso interessa far capire come funziona Terraform dopo che creiamo un resource group o creiamo un'infrastruttura complessissima con virtual network, hub, spoke, firewall e così via, vedremo che la dinamica non cambia, quello che vedremo adesso si applicherà poi agli scenari un po' più complessi. Cosa dobbiamo fare per poter lavorare con Terraform? Allora, avere un file con estensione .tf e dobbiamo andare a definire prima cosa qual è il provider o i provider, perché non è detto assolutamente che tutta la mia infrastruttura stia solo su un cloud provider, potrei avere anche la necessità di dover gestire all'interno della mia infrastruttura alcuni servizi su Azure e alcuni su AWS che sfrutto per in modo tale che siano due data center differenti, non avere vendor lock-in, qualsiasi milione di motivi. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, copiamoci qua. Ok,
Quindi con queste pochissime righe di codice, vedete se è un simil JSON, ma è un linguaggio proprietario di HashiCorp, che è l'azienda che ha inventato Terraform, andiamo a definire quali sono i provider di cui abbiamo bisogno. Nel nostro caso, il nostro provider è un provider sviluppato da HashiCorp. Ce ne sono tantissimi di provider differenti, cioè io parlo di cloud provider, ma abbiamo provider per qualsiasi tipo di cosa. Nel nostro caso abbiamo il provider che ci serve è quello di Azure, ok? E questo, con queste pochissime righe di codice, stiamo andando a configurare Terraform dicendogli ok, ci serve il provider di Azure. Cosa dobbiamo fare adesso? La prima cosa che dobbiamo fare, una volta che si cambia, si aggiungono provider o si configurano per la prima volta i provider, dobbiamo fare l'inizializzazione di Terraform, così come facciamo git init quando dobbiamo inizializzare un repository git. Con questo comando terraform init andiamo ad inizializzare diciamo la struttura di Terraform. Che cosa fa essenzialmente questo comando? Non fa altro che andare a scaricarsi i provider che abbiamo definito all'interno del nostro file, e se li va a scaricare in modo tale che non ci siano problemi di versioning. Come vedete qua è stata fissata la versione del provider che noi vogliamo. Anche qui subentrano tutte le buone pratiche a cui siamo abituati con lo sviluppo software, ovvero semantic versioning. Quindi se il provider aumenta di major release, probabilmente introduce delle breaking changes, quindi se siamo noi gli sviluppatori di un provider dobbiamo cercare di mantenere, di seguire il concetto di semantic versioning. Nel momento in cui utilizziamo pacchetti sviluppati da altri, dobbiamo essere consci che questi pacchetti possono evolvere, e quindi per essere sicuri che i nostri script siano ripetibili dobbiamo gestire anche i numeri di versione. In questo caso io l'ho chiuso su un numero di versione specifico, quindi anche se lo eseguissi tra 5 anni lui scaricherà sempre la versione 2.46.0 di Azure, del provider Azure. Oppure possiamo dirgli dacci tutte le, va bene qualsiasi versione, basta che sia della major 2.0, 2.x, se chi ha sviluppato il provider è stato fedele a semantic versioning non dovrebbe introdurre breaking changes. Comunque, queste qui è solo per far vedere che stiamo portando nel mondo dell'infrastruttura tutte le buone pratiche a cui siamo abituati nel mondo dello sviluppo. Come facciamo adesso a... Questo qui è la fase di setup, è tutto ciò che serve a noi per dire a Terraform quali sono i nostri provider. Adesso siamo pronti per andare a definire cosa vogliamo che Terraform crei sul nostro cloud provider. Allora, andiamo a vedere. Così. Allora, ogni cloud provider, nel nostro caso Azure, mette a disposizione una serie di risorse, che tendenzialmente sono le risorse che ci sono disponibili su quel cloud provider, che possiamo andare a creare. Ok, dove le troviamo queste risorse? Le troviamo sul sito di Terraform. Non solo troviamo quali sono le risorse che abbiamo a disposizione, ma anche come le dobbiamo configurare. Quindi, per esempio, ecco qua, per esempio, sulla documentazione di Terraform troviamo sia come fare a configurare il vario provider, ma anche andare a vedere, per esempio, ok, devo deployare Cosmos DB. Benissimo, come facciamo? Andiamo a cercare la risorsa Azure RM Cosmos DB account, e qui noi andiamo a vedere quali sono, come poter configurare, come poter deployare un account Cosmos DB e quali sono le proprietà che possiamo andare a configurare. Ok? Quindi tramite la documentazione, ovviamente questo qua sono tutte, chi ha dimestichezza con Azure vedrà che qui ci sono esattamente tutte o quasi tutte le risorse che possiamo andare a creare anche attraverso il portale, come se le creassimo in modalità completamente manuale. Quindi nella sezione compute abbiamo gli availability set, i managed disk, le virtual machine e così via. E possiamo creare tutto quello che ci interessa. Nel nostro caso, chi ha
ha avuto modo di giochicchiare o lavorare con Azure sa che tutto parte da un resource group. Com'è la sintassi di questo linguaggio? Allora, noi dobbiamo andare a definire una risorsa. Questa keyword è una keyword tipica di Terraform. Quindi stiamo andando a definire, ok, guarda che abbiamo bisogno di una nuova risorsa. La nostra infrastruttura è definita da questa risorsa, che è di questo tipo. Quindi questo qui è un nome, una keyword, anche se è una stringa, che è definita da le risorse supportate da questo provider. Quindi questo provider mi mette a disposizione questa risorsa. Questo invece è un nome mio personale con il quale vado a nominare all'interno di Terraform. Quindi non è che il resource group su Azure si chiamerà demo, semplicemente questo qui è il nome della mia risorsa all'interno dello script, sarà il nome con il quale io posso richiamare questa risorsa all'interno dei vari script Terraform, ok? Cioè se volessi creare una risorsa all'interno di questo resource group, noi potremmo andare a dire, ok, crea una virtual machine nel resource group che si chiama demo.name e Terraform va a cercare questa risorsa che si chiama demo, ne va a leggere il nome e così lo riutilizza. Benissimo. Questo qui è il nostro primo script Terraform. Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Abbiamo detto la prima cosa da fare è l'operazione di plan. Quindi tramite il comando Terraform plan, Terraform va a capire rispetto all'infrastruttura attuale tutte le modifiche che dovrà fare per portare l'infrastruttura allo stato desiderato che è descritto in questo script. Ok, se noi vediamo quello che ci riporta Terraform plan, ci dice ok, devo fare un'operazione di create che è identificata con il simbolo più e cosa dovrò andare a creare? Dovrò andare a creare questa risorsa perché rispetto allo stato attuale quella risorsa non c'è, infatti io la sto creando ex novo adesso. Come fa lui a capire qual è l'infrastruttura attuale per fare le diff? Adesso non lo vediamo perché l'infrastruttura nostra è vuota, ma Terraform ha un suo stato interno, ok? Che Terraform stesso tiene allineato a seconda delle modifiche che facciamo. Ovviamente noi adesso la nostra infrastruttura definita dal nostro script è vuota, non abbiamo ancora creato niente con il nostro script, quindi lo stato interno di Terraform è vuoto. Nel momento in cui Terraform si accorge di avere questa risorsa nuova all'interno della definizione dell'infrastruttura, dice non ho niente, si vuole una risorsa, l'unica cosa che posso fare è crearla. Benissimo, quindi allora la cosa corretta sarebbe fare il piano e salvarlo su un file. Perché questa cosa? Perché ovviamente il piano che Terraform genera è il piano che lui calcola rispetto all'infrastruttura attuale in questo istante, ma dato che abbiamo detto che Infrastructure as a Code e Terraform abilitano la possibilità di collaborazione anche su questo tipo di codice, nulla vieta che nel momento in cui io faccio questo plan qualcun altro del mio team stia facendo un'altra modifica sull'infrastruttura, ok? Quindi è sempre bene calcolare il piano di esecuzione e esportarlo in un file. Perché? Perché a questo punto io posso dire a Terraform applica le modifiche ma non ricalcolarle, usa il piano che trovi in questo file, che è esattamente quello che ho ottenuto dall'operazione precedente. Se Terraform si accorge che rispetto al piano che gli stiamo passando qualcosa è cambiato, non applica le modifiche. Questo permette, è come se facessimo un merge su Git. Io stacco un branch, Marco stacca un branch, io mergo su master, Marco cerca di rimergiare su master e gli dice no, attenzione che c'è qualcosa di modificato rispetto a quando tu avevi staccato il branch, e bisogna gestire i conflitti. Questo è il modo che abbiamo su Terraform per poterlo fare. A questo punto di conflitti non ne abbiamo perché ovviamente ci sto lavorando solo io, e adesso
quello che sta succedendo è che Terraform sta contattando Azure e sta andando a creare le risorse definite nel piano. Quindi adesso andremo a vedere sul portale che effettivamente questo resource group sia stato creato, però se andiamo a vedere, rispetto a prima è comparso un nuovo stato, un nuovo file all'interno del mio progetto che si chiama Terraform TF State. Qui così è il file di stato in cui Terraform tiene registrato esattamente qual è lo stato dell'infrastruttura che lui ha generato fino a quel momento, ok? Ed è contro questo file qui che lui va a caricare, a calcolare le differenze nel momento in cui andiamo a cambiare il nostro script di gestione dell'infrastruttura. Andiamo a vedere intanto se è comparso. Eccolo qua, è comparso un nuovo resource group. Magari zoomiamo un po', un nuovo resource group che è quello che io ho creato all'interno del mio script Terraform, ok? Quindi, rifacendo un veloce recap, fase di scrivo lo script, configuro i provider, scrivo gli script, faccio la fase di planning, salvando il mio execution plan, verifico se quello che Terraform mi propone è esattamente quello che mi aspetto. Se è esattamente così, vado ad applicare il mio execution plan tramite il comando plan, tramite il comando apply. Di tutta questa cosa è tutto bellissimo fin tanto che lavoro sulla mia macchina. Perché? Perché questo file qui è un file che sta sulla mia macchina, ok? E quindi non siamo ancora in quello scenario collaborativo di cui parlavamo prima. Dobbiamo spostare questo file che contiene la definizione dell'infrastruttura da qualche parte, ok? Non posso nemmeno dire lo committo, lo pusho su Git, perché una volta che io l'ho scaricato, io non so se Marco, Emanuele o qualcun altro ci sta facendo delle modifiche. Quindi lo stato della mia infrastruttura deve essere condiviso. Come si fa a risolvere questo problema? Ci sono diversi modi, cioè a seconda del cloud provider che si sceglie, ci sono strategie differenti. Con Azure quello che possiamo andare a fare è andare a creare, vediamo se riusciamo a farlo al volo velocemente, ci si crea CSMP state, facciamo così, creiamo un resource group, deve essere abbastanza veloce, esatto, e all'interno del resource group andiamo a creare uno storage account. Che cos'è uno storage account per chi non lo conosce? È un servizio di Azure che mette a disposizione, oltre ad altre cose, anche la possibilità di salvare dei blob, quindi dei file, all'interno di Azure. Quindi adesso noi stiamo andando a fare esattamente questa cosa qua, che avrei potuto fare prima, che così almeno non perdavamo tempo, però vabbè. Cosa stiamo facendo? Stiamo andando a creare questo storage account nel quale andremo a depositare lo stato della nostra infrastruttura. A questo punto chiunque lavorerà sugli script di infrastruttura non avrà lo stato in locale, ma utilizzerà questo stato condiviso che è salvato, nel nostro caso, sullo storage account di Azure. Ok? In questo modo siamo certi che chiunque sta lavorando sull'infrastruttura lavora considerandolo uno stato condiviso da tutti. Ok? La risorsa è stata creata, vedete abbiamo un blob service, possiamo creare un container, il container è semplicemente come se fosse una folder. Perfetto, a questo punto possiamo andare a dire a Terraform che non deve usare il suo stato locale, ma deve usare un backend, quindi il backend nel mondo di Terraform è appunto dove sta lo stato, dov'è lo storage, e lo dobbiamo andare a configurare. Allora, adesso vado a memoria, sbaglierò di sicuro. Il resource group nel quale c'è lo storage account si chiama CSMT state, allora ritorniamo qua così facciamo le cose per bene, CSMT state, lo storage account si chiama TF state CSMT, ok, l'avevo già fatto giusto, il container che c'è all'interno
l'abbiamo creato e si chiama TF State. Container name TF State. E invece questo è il nome del file che Terraform creerà all'interno di quello storage. Qui vedete, se io adesso entro nel container, non c'è niente, in questa directory non c'è niente, però per come ho configurato lo script, se io adesso rieseguo il comando terraform init, perché abbiamo cambiato qualcosa a livello di configurazione, quello che succederà è che Terraform si accorge che è cambiato il backend in cui dobbiamo salvare lo stato. E quello che lui ci dice è: ok, c'è un nuovo backend che è quello su Azure in cui io vado a configurare lo stato, ma mi sono accorto che nella tua folder locale c'è un file che descrive lo stato dell'infrastruttura. Che cosa vuoi fare? Vuoi che io lo importi direttamente di lì, così sei completamente allineato, o riparti da zero? No, io voglio che tu lo importi all'interno di Azure. Molto bene, a questo punto lui ha copiato il mio file Terraform TF State, che adesso è diventato vuoto perché a questo punto non è più qui dentro il mio stato dell'infrastruttura, l'ha portato all'interno di questo container. Se abbiamo fatto tutto giusto, qui dentro dovremmo trovare, eccolo qua, il nostro file, che se aperto, vediamo se riusciamo a vederlo al volo, trucco, non c'è un edit qua. Vabbè, questo qui è esattamente il file che avevamo prima all'interno del nostro... Ah no, eccolo qui, mi sembrava di ricordare che ci fosse. Esatto, questo qui è il file, esattamente lo stesso file JSON che avevo prima in locale, importato all'interno di Azure. Questo permette a chiunque, questo abilita veramente la gestione collaborativa, proprio perché lo stato dell'infrastruttura a questo punto è condiviso, non è più sulla mia macchina, ma è condiviso da chiunque all'interno del team deve lavorare su questa infrastruttura. Ho quasi finito, vediamo se riesco a farvi vedere l'ultima cosa. Allora, adesso facciamo una cosa, andiamo a cancellare il nostro resource group tramite il comando, ok, fammi, applicami, calcolami il piano di esecuzione, ma non per la creazione, ma per distruggere, quindi cancellare qualsiasi cosa ci sia all'interno di degli script che abbiamo definito. In questo caso vedete che rispetto a prima che diceva create, ci dice ok, attenzione che stiamo andando a rimuovere questo resource group. Benissimo, è esattamente quello che mi serve. Iniziamo a farlo girare. Lui adesso gira, quello che dovrebbe fare è semplicemente andare a cancellare il resource group che avevo chiamato CSMT dalla mia subscription Azure. Perché? Che cosa vi voglio far vedere adesso? Adesso al netto che qui ci impiegherà un attimino. Però immaginatevi questa cosa, abbiamo detto l'infrastruttura non è l'infrastruttura e fine, è l'infrastruttura dell'ambiente di staging, di dev, è l'infrastruttura dell'ambiente di test, è l'infrastruttura dell'ambiente di produzione. Solitamente come nel codice, iniziamo a deployare la versione 1 in dev, poi la promuoviamo in test e poi la promuoviamo in produzione, poi rilasciamo la versione 2 in dev e poi la promuoviamo in test. Quindi vuol dire che in test ho la versione 2, in dev ho la versione 2, ma in produzione ho ancora la versione 1, ok? L'evoluzione dell'infrastruttura segue gli stessi scenari, cioè io voglio modificare l'infrastruttura, non è che la modifico in produzione, prima provo in un ambiente di dev, staging, pre-prod, chiamiatelo come volete. Quindi prima faccio le modifiche lì e poi le promuovo nell'ambiente successivo. Per fare questo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare due cose. Allora, innanzitutto dobbiamo parametrizzare i nostri script, cioè dobbiamo andare a introdurre le parti, andare a configurare le parti che sono configurabili, cioè dobbiamo andare a parametrizzare le parti che devono essere configurabili. Quindi per esempio nel nostro caso semplicissimo, se noi vogliamo avere il nome del resource group differente rispetto dall'ambiente di test all'ambiente di produzione, semplicemente perché magari sono sulla stessa subscription Azure, quello che possiamo fare è quello di dire ok, introduciamo con una nuova keyword variable
la definizione di una variabile in cui possiamo andare a definire il tipo della variabile, il valore di default, tante cose. Adesso a noi interessa semplicemente vedere in modo molto basilare che è possibile definire una variabile. E a quel punto lì possiamo utilizzare la nostra variabile, referenziare la nostra variabile con questa sintassi, quindi non esplicitare più il nome CSMT qui come avevamo fatto prima, ma utilizzare la variabile. E come facciamo a passare il valore della variabile? Andiamo qua. Tramite un file semplicissimo in cui c'è, vediamo se riesco a farvelo per vedere per bene, nome della variabile, valore della variabile. Ok? Quindi a questo punto, se io vado qua e dico Terraform plan, non solo gli dico dove voglio che vada a definire l'execution plan, ma gli dico anche da dove andare a prendere i valori delle variabili che voglio che lui utilizzi, io posso rendere parametrizzare il mio script. A questo punto il valore del resource group non è un valore cablato all'interno dello script, in modo tale che sia difficilmente riutilizzabile, ma è una cosa parametrica. E difatti vedete che adesso il nome è esattamente il nome che io vedo qua sopra. Ok? Però a questo punto, avendo parametrizzato il mio script, quello che posso fare è quello di dire, beh, ho capito, però io non ho solo l'ambiente di development, ma ho anche l'ambiente, per esempio, di produzione. E quindi qua io vado a creare l'ambiente di produzione. Ovviamente, qua così, non si chiamerà così il valore della mia variabile, ma sarà questo. Ok, però se io adesso applico il mio script che ho creato, perché di cui ho fatto il plan prima, lui andrà a creare il resource group di dev, ok? Perché aveva dentro la mia variabile di development, la mia configurazione di development. Adesso aspettiamo un attimo. Però io ho due ambienti, ho l'ambiente di dev e l'ambiente di produzione. Adesso l'ambiente di dev è con il resource group. Quando ho fatto tutti i miei test e ho verificato che la mia infrastruttura è esattamente quella che mi aspetto, la voglio promuovere in produzione. Come risolvo questo problema con Terraform? Perché abbiamo detto che Terraform gestisce la descrizione dell'infrastruttura all'interno di un file di stato. Molto bene, però abbiamo anche detto che ambienti differenti, dev, test, produzione, potrebbero avere in uno stesso istante temporale stati differenti, perché magari alcune cose che ho in test non le ho ancora promosse in produzione. Benissimo, con Terraform abbiamo il concetto di workspace. Quindi un comando nuovo. Un comando nuovo, quindi non più Terraform plan o Terraform apply, ma Terraform workspace. Con Terraform workspace andiamo a definire quelli che sono gli ambienti, cioè questa infrastruttura la devo deployare prima su dev, poi su test, poi su pre-prod, poi su prod, andrò a creare tanti workspace, tanti quanti sono i miei ambienti. Quindi nel nostro caso andiamo a creare un nuovo workspace, new, e lo chiamiamo prod. Che cosa ha fatto? Lui ha creato un nuovo ambiente, un nuovo workspace, l'ha chiamato prod, e adesso posso ovviamente chiedere a Terraform su quale workspace sto lavorando. Sono su prod, posso switchare su quello di prima, che non avendolo nominato si dovrebbe chiamare default. Se gli chiedo su quale sono, lui mi dice default, se no ritorno su prod. Ma a questo punto che cosa ha fatto lui dietro le quinte? Se io adesso gli dico Terraform plan meno e gli dico di utilizzare il file di prod, non più quello di development, perché sono su due workspace differenti, lui che cosa farà? Dato che il workspace prod è nuovo,
lo stato di questo workspace è un'infrastruttura vuota, quindi quello che lui calcolerà è che deve creare un nuovo resource group. Se io invece switch sul workspace di default, che è quello esattamente quello su cui abbiamo applicato prima il nostro piano, e gli dico di rifare di nuovo il plan, no, però non con il, ho sbagliato, se io quindi dico di rifare il nuovo plan utilizzando le variabili di prod, quindi sono sul workspace di development, ma gli sto facendo il piano con le variabili di prod, vedremo che il risultato è differente, perché lo stato dell'ambiente di dev e dell'ambiente di prod è diverso, perché in uno ho già un resource group, nell'altro no. Vedete che quando ero sull'ambiente di prod, sul workspace di prod, mi ha detto devo creare un nuovo resource group, perché l'ambiente di prod era vuoto. Invece in questo caso ci dice, attenzione, il resource group che avevo creato prima, che aveva nome CSMT dev, lo cancello e ne creo uno nuovo che si chiamerà così. Ok? Quindi adesso noi ritorniamo sul nostro, e poi ho finito. Però se torno nuovamente sul nostro ambiente di prod e gli faccio calcolare quello che deve calcolare, quindi il nostro piano di esecuzione, e lui qui ci dirà che dovrà andare a creare il nuovo resource group. Ok, e glielo facciamo Terraform apply, intanto che lui lo applica, che dovrebbe essere anche abbastanza veloce, andiamo a capire un attimo che cosa è successo. Questo qui era il nostro container, in cui la nostra directory, in cui era stato uploadato il nostro file Terraform state. Se noi andiamo a refreshare, qui adesso di file ne dovremmo trovare due, uno per ogni ambiente. Questo ci permette di fare evolvere l'infrastruttura anche da ambiente, da environment a environment, proprio esattamente come facciamo sul codice. Quindi potrebbe essere che lo stato dell'infrastruttura di dev o di test o di quello che sia, sia diverso da quello di prod, ma è assolutamente legittimo che sia così, proprio perché quando stiamo sviluppando delle modifiche, delle evoluzioni alla nostra infrastruttura, prima le testiamo in un ambiente, poi le portiamo sull'altro ambiente, poi le portiamo sull'altro ambiente, facciamo queste promozioni sia a livello di codice applicativo che sia a livello di codice di infrastruttura, e questo è il meccanismo che Terraform ha per dire: ok, stai facendo queste modifiche sull'ambiente di dev. Qual è lo stato dell'ambiente di dev? Lo va a leggere da questo file qui. Qual è lo stato dell'ambiente di prod? Lo va a leggere da questo file qui. A seconda del workspace su cui siamo, lui va a leggere lo stato corrispondente. Questo ci permette di far evolvere l'infrastruttura in modo differente in ambienti differenti. Adesso qua lui dovrebbe avere creato il nostro resource group. Se vado qua nei nostri resource group, dovrei avere i nostri due resource group, eccoli qua, uno col suffisso dev e l'altro prod, che sono esattamente i nomi delle due variabili che abbiamo definito negli script di Terraform. Quindi in chiusura, cosa siamo riusciti a vedere? Siamo riusciti a vedere che riusciamo a portare tutte le buone pratiche dello sviluppo software anche nel mondo dell'infrastruttura. Abbiamo per forza di cose bisogno di un provider che ci dia un'infrastruttura dinamica, quindi interrogabile programmaticamente, e abbiamo un tool come Terraform che non solo ci permette, cioè attenzione bene che Terraform non è semplicemente un tool che ci permette di chiamare le API REST di Azure per creare una risorsa, è molto di più. Ci permette di gestire proprio il ciclo di vita di ogni risorsa che andiamo a definire su Azure, nello specifico di questa sessione, ma sia dalla fase della sua creazione alla modifica o alla cancellazione nel momento in cui la dobbiamo eliminare. Ok, quindi non è semplicemente un tool che invece di chiamare le API REST di Azure con curl le chiamo con Terraform. È molto di più, proprio perché permette di gestire in modo dichiarativo le diff dell'infrastruttura tra quella corrente e quella definita negli script, e di gestire questi meccanismi di promozione tra i vari ambienti in modo molto strutturato, proprio come siamo abituati con lo sviluppo del codice.
Io ho finito, spero di essere stato forse sforato di 4 minuti, però diciamo che ce l'abbiamo fatta. Perfetto, grazie mille Alessandro. È molto interessante, non, sinceramente non conoscevo la tecnologia e in effetti è, cioè, sembra molto potente, quindi immagino che si possano costruire veramente anche cose molto complesse se poi si va a definire tutta un'infrastruttura di un'applicazione cloud su Azure, per esempio, o anche su altri, diciamo, provider cloud. Sì, sì, esatto. Diciamo che lo strumento è molto comodo, ovviamente come tutte le cose nel nostro settore non è tutto oro quello che luccica, ovviamente. Okay. È uno strumento che bisogna saper maneggiare bene, ma è più che altro, quello che dico io, è Terraform è semplicemente l'ultimo passettino a cui si arriva quando si decide di strutturare la gestione dell'infrastruttura come siamo abituati con la struttura, con la gestione a livello applicativo, ok? Quindi diciamo che la parte più importante è proprio l'accettazione da parte del team che anche la parte di infrastruttura ha un suo ragion d'essere, non solo la parte applicativa come codice, ok? E quello per me è lo step più importante. Poi Terraform è uno strumento molto potente che ci permette di gestire questi scenari, ma è proprio il concetto di, adesso va di moda la parola DevOps, adesso io non so se è corretto dire questa cosa, però è proprio la forma mentis che deve cambiare, proprio certo. Perché se per esempio su Azure siamo abituati a crearci le nostre risorse dal portale, quella cosa non è ripetibile. E quindi abbiamo bisogno, cioè nel momento in cui abbiamo infrastrutture un po' più complesse o che dobbiamo ripetere più volte, dobbiamo trovare un meccanismo. Terraform è lo strumento, ma il meccanismo è tutto quello che abbiamo visto all'inizio della sessione, cioè cercare di portare tutte le buone pratiche dello sviluppo anche nel mondo di infrastruttura. Certo, difatti avevo un paio di domande che poi dopo mi sono anche un po' risposto, ma preferisco sentire la risposta da te. Per esempio su Azure so che esiste un sistema loro nativo per fare la stessa cosa, quindi per andare a creare uno script per ricreare un'infrastruttura. Diciamo di solito l'ho usato esportandolo e poi utilizzandolo per ricreare la stessa cosa. Ovviamente non era, diciamo, del tutto finito quando l'avevo utilizzato io, quindi nel senso poi dopo tutte le stringhe di connessione ho dovuto andare, diciamo, a riposizionarmi la mano, poi magari probabilmente c'era da fare qualcosa, sicuramente si poteva fare qualcosa di più, però ecco, che differenze ci sono? Allora, facciamo due passi indietro. Azure mette a disposizione un meccanismo di fare provisioning tramite una cosa che si chiama ARM template, che è la sua cosa basilare. Ok, questi ARM template alla fine della fiera non fanno altro che comunque invocare le API REST di Azure dietro le quinte o comunque a livello programmatico utilizzare il deploy delle risorse. Questi ARM template sono dei template scritti in JSON, ok, e sono molto 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 prolissi, ok? Quindi ARM template, Terraform, sicuramente Terraform vince in termini di essere conciso rispetto il linguaggio che Terraform utilizza è molto più conciso rispetto alla sbrodolata JSON che hai con gli ARM template, ok? Oltre al fatto che gli ARM template non ti gestiscono il ciclo di vita dell'infrastruttura, ma ti dicono semplicemente fai il provisioning di questa cosa. Esatto. Adesso ultimamente Microsoft ha sviluppato, adesso vediamo, scritto giusto magari, esatto, ha fatto un'evoluzione degli ARM template tramite questo tool che si chiama Bicep, ok? Che ha, diciamo, mima un pochino quello che fa Terraform, quindi semplifica la scrittura degli ARM template con un linguaggio un po' più succinto, ok? Esatto. Quindi un DSL è un po' più facile da utilizzare piuttosto che gli ARM template, che poi, ripeto, non ne sono un rocket science, sono semplicemente un po' prolissi. Che differenza c'è a questo punto tra Bicep e Terraform? Se devi fare provision, se la tua infrastruttura deve girare sempre e solo su Azure, forse Bicep è la soluzione giusta. Per quale motivo? Perché ogni volta che esce una nuova risorsa su Azure e o
una risorsa che già esisteva cambia in termini di configurabilità, è molto più probabile che l'aggiornamento a questo tool sia più veloce rispetto agli aggiornamenti dei provider di Terraform, ok? Perché a volte capita che Microsoft su Azure rilascia una nuova versione dell'Azure Service Bus che ha una feature in più, ma tu da Terraform non la puoi abilitare perché il provider non ti dà ancora la possibilità di scrivere quella cosa. Di solito arriva nell'arco di un paio di settimane, però se ti serve, ti serve. Il vantaggio di Terraform che io vedo ancora è quello di dire ok, se io studio Bicep lo posso usare solo su Azure, se studio il linguaggio di Terraform a quel punto lì che poi lo utilizzi su Azure o su qualche altro cloud provider, una volta che ho capito lo strumento è sempre lo stesso. Certo. Sì, difatti appunto gli ARM template, poi mi ho risposto nel corso della tua presentazione, capendo che comunque non gestiscono lo stato, ti fanno semplicemente un duplicato di qualcosa che tu hai già fatto, perché scriversi da soli in ARM template, come hai detto tu, è possibile, ma sicuramente non è la strada più intelligente. Esatto. Ok, poi non so se ci sono altre domande. Uno ha chiesto le slide del corso, quindi se... Sì, assolutamente. Dopo magari le giro a voi, Marco, poi ci pensate voi a... Esatto, Linda. Matteo ha alzato la mano, quindi Matteo puoi prendere anche il microfono. Sì, mi sentite? Ciao, sì. Sì. Bene. Avevo sì, una semplicissima domanda. Ci sono stati degli input, degli inter molto interessanti, devo dire. Soprattutto sulla parte di versioning delle infrastrutture tra staging, development staging e production. Ma una cosa che forse non è stata affrontata e mi chiedevo come integrare Terraform nelle pipeline per il deploy, eventualmente, se è una cosa che già avete affrontato o avete comunque un'idea, Sì, sì, allora, l'abbiamo già fatto e lo facciamo spesso perché a quel punto lì gli script di Terraform diventano codice a tutti gli effetti. A quel punto non c'è più differenza tra il codice applicativo e quello di infrastruttura, seguono tutti e due la stessa prassi. Quello che facciamo noi di solito è abbiamo un repo di, per esempio per il progetto Pippo, abbiamo un repo di infrastruttura, ok? Nel quale ci stanno gli script Terraform, i nostri, vabbè, adesso noi usiamo GitHub, quindi quello che noi facciamo è configurare le pipeline di GitHub tramite le GitHub Action. Adesso vediamo se... adesso non era questo che volevo farvi vedere, però sì sì, assolutamente, quello che succede è che si può andare a utilizzare, nel caso di GitHub, ma... Ripeto, quello che fanno le GitHub Action, per chi non lo sapesse, le GitHub Action sono degli snippet di codice già preconfigurati che permettono di, uniti insieme, configurare una pipeline più complessa. Quello che noi facciamo è appunto, per esempio, ogni volta che io stacco un branch per modificare l'infrastruttura e apro una pull request, viene generata la fase di plan. La fase di plan... con il comando che abbiamo visto, quindi Terraform plan, non fa altro che generare un file, e quel file noi lo aggiungiamo come commento alla pull request. Quindi chi va a vedere la pull request non solo vede le modifiche del codice, ma vede anche le modifiche che verranno fatte all'infrastruttura, ok? Se viene mergiata quella pull request, quel file di plan viene passato ad un'altra pipeline, che è quella che fa l'apply. E quindi tu riesci ad automatizzare alla stessa maniera di come fai col codice, solo che col codice deploy degli artefatti, crei un'immagine Docker piuttosto che deploy su un app service e così via. In questo caso invece, utilizzando la CLI di Terraform con il comando plan e apply, riesci a gestire le review delle pull request o le merge nel main development, nel main branch. E questa è una delle action che noi utilizziamo appunto per poter fare queste cose qui, cioè non... Sì. Però se non usate GitHub e usate qualsiasi altro strumento, alla peggio avete comunque la CLI di Terraform per fare le cose come le abbiamo viste durante la sessione. Chiarissimo, grazie mille. Prego. C'è un'altra domanda, Alessandro. Marco Antonio, accendi pure il microfono se vuoi. Sì, grazie.
Prima di tutto grazie per la presentazione, molto bella, mi è piaciuta. Io sono completamente, è la prima volta che vedo Terraform, quindi per me è un argomento completamente nuovo. Volevo farti un paio di domande per capire anche un pochettino i limiti di questo strumento, perché mi rendo conto che il tempo che avevo a disposizione era veramente poco e sicuramente ci sono tante cose che non hai avuto tempo di dire. Ad esempio, cioè, l'impressione che mi sono fatto è che è uno strumento che va molto bene appunto per lavorare nel cloud, va molto bene per lavorare per startup, e quando parliamo di software relativamente standard, anche software sviluppato, però comunque con modalità molto standard, con configurazioni prevedibili. Cioè, quello che non sono riuscito a cogliere dalla presentazione è se c'è un modo per fare una gestione delle configurazioni abbastanza pesante. Cioè, ti faccio un esempio. Supponiamo che voglio deliberare un Tomcat e andare a modificare il context per andare a impostare delle risorse GNDI. Questo per fare un esempio. Dopo un'altra domanda. Sì, sì. Allora, quello che dicevo appunto era che Terraform basa il suo funzionamento sul concetto di provider. Questi sono i provider che abbiamo a disposizione. Ovviamente quando si parla di Terraform si pensa a Azure, AWS, Google Cloud e così via, adesso al netto di quello. Però, per esempio, ci sono una miriade di provider. Adesso io quello lì di Tomcat, per esempio, non l'ho usato mai. Però, cioè non so neanche se esiste. Però quello che potrebbe succedere è appunto che ci siano dei provider apposta per lo scenario che mi stai descrivendo tu adesso, magari per Tomcat nello specifico. Però per esempio devi configurare un DNS, oppure devi, vediamo un attimo, configurare il Vault di HashiCorp, piuttosto che ce n'è di tutto di più. Quindi cosa significa? Significa che è vero che noi abbiamo parlato nella sessione, abbiamo declinato l'utilizzo di Terraform per istanziare l'infrastruttura all'interno di un cloud provider, ma nulla vieta che ci sia un provider, o comunque possiamo eventualmente svilupparcelo noi, che ci permetta non di, cioè quindi di andare un po' più in piccolo e quindi, non so, andare a configurare un Tomcat piuttosto che un IIS, piuttosto che un qualsiasi altra cosa. Quindi sì, sì, è assolutamente fattibile. Ovviamente, come dicevi tu, si vanno in scenari un pochino più avanzati, per cui se non c'è il provider bisogna scriversi del codice noi, oppure se c'è il provider, trovare il provider giusto per lo scenario che ci interessa. Però ecco, quando vi dicevo dei provider, non pensate che i provider sia solo AWS, Azure e Google Cloud. C'è veramente l'infinito. Adesso c'è per esempio un provider per GitLab, per chi conosce GitLab, cioè per potersi integrare con la piattaforma GitLab, o per Elasticsearch, per configurare un cluster Elasticsearch e così via. Un'altra domanda che avevo, e questo nasce da un caso di vita reale, io sono un po' scettico sull'approccio dichiarativo, nel senso del raggiungere un certo stato, nel senso che allora è un approccio molto comodo, perché è prevedibile. Giustamente. Quello che però a volte può essere imprevedibile è l'effetto finale. Mi spiego meglio. Allora, uscendo un pochettino da un seminato abbastanza semplice, dove abbiamo soltanto un'automazione gestita, ad esempio, tramite appunto Terraform, per cui c'è un team che ha il controllo fondamentalmente di tutto, andiamo per esempio in un caso dove serve una segregazione a livello di rete. E per ragioni normative abbiamo un team che gestisce le automazioni di rete e lo fa a modo suo, con quello che vuole, e un team che gestisce l'automazione infrastrutturale. Ora, nel caso di un approccio basato appunto sullo stato, supponiamo di fare una modifica a un DNS, ad esempio, per cui ho dei server, io vado a cambiare il resolver per farli puntare anziché a un certo DNS ad un altro. Lancio la modifica applicativa e giustamente l'automazione fa quello che deve fare, quindi dice: guarda, tu non risolvi più tramite questo DNS, ma risolvi tramite un altro. E questo DNS effettivamente esiste, ma per qualche motivo questo DNS è firewallato, nel senso che è dedicato a un'altra rete. Cosa succede? Succede che praticamente vai a disservire, nel senso che tu hai fatto
un ottimo lavoro, hai configurato come ti è stato richiesto il DNS, l'automazione ha fatto tutto il suo lavoro, però di fatto hai disservito. Qual è che sarebbe l'unico modo per non disservire? Sarebbe avere un'automazione che ti possa fare anche un controllo dinamico, un rollback, cioè per uscire da un impasse del genere sarebbe sufficiente avere un'automazione che ti fa un tentativo, dopo che ha fatto la configurazione di questo nuovo resolver, un tentativo di risoluzione, e nel momento che vede che non ci riesce, fa un rollback automatico e manda a fallimento l'automazione, cioè dice guarda, non ce l'ho fatta e ti ho salvato, nel senso che facendo il rollback automatico ti ho evitato il disservizio. Questa è una delle cose che mi lascia un po' scettico su questo approccio. Volevo capire se il mio scetticismo è corretto o se ci sono degli escamotage anche con Terraform per evitare problemi tipo quello che ti ho appena descritto. Ah no, allora, quello che tu hai descritto è assolutamente legittimo ed è uno scenario importante. Vediamo se riesco a trovare la slide giusta. No, era questa. Esatto. Quando... proviamo a declinarlo in ambito dello sviluppo del software, ok? Sviluppiamo la nostra applicazione, versione 1 rilasciata, tutto ok. Rilascio la versione 2, ok? La versione 2 girano gli unit test, gira tutto quello che gira, poi però quando andiamo in deploy c'è un problema, per qualsiasi motivo, non mi interessa. Anche lì abbiamo fatto il deploy automatico, indipendentemente dall'approccio dichiarativo o meno, comunque abbiamo messo in deploy una cosa che ci sembrava corretta e ci accorgiamo solo in produzione che non funziona. Qui abbiamo due modi per gestire la cosa: o accorgercene perché ce lo segnala un utente, o accorgercene manualmente, o nel processo di deploy avere un meccanismo che verifichi che l'applicazione funziona come ci aspettavamo. Faccio un esempio: quando deployiamo le nostre applicazioni su Kubernetes, per esempio, quando deployiamo il nuovo container, adesso chiamiamo il nuovo pod all'interno di Kubernetes, noi possiamo andare a configurare dei meccanismi che permettono a Kubernetes di capire se la nostra applicazione sta effettivamente girando e se sta girando correttamente, ok? Se non è così, possiamo configurare il tutto affinché Kubernetes faccia il rollback alla versione precedente. Alla stessa maniera, possiamo fare la stessa cosa con Terraform. Ovviamente complichiamo ulteriormente tutto il processo, completiamo il processo. Quindi cosa vuol dire? Che quando quello che noi abbiamo visto è la fase che ci permette di scrivere gli script, che ci permette di automatizzare il tutto, ci permette di versionarli, ok? E abbiamo visto in modo manuale come metterli in deploy. Ma quello che dovremo andare a fare è poi avere degli integration test, passatemi il termine, che ci verificano non che l'infrastruttura, che il mio script sia corretto formalmente, ma che sia semanticamente corretto, cioè che, per esempio, come nell'esempio che dicevi tu, il DNS sia stato correttamente configurato. E quello lo possiamo fare, almeno adesso nell'esempio che mi hai detto tu, solo deployando, testando la cosa e vedendo che se non funziona, facendo il rollback. Tutta questa cosa la si può automatizzare. Non ci basta Terraform, ovviamente, però Terraform ci dà la possibilità di avere il versionamento del codice e permetterci di fare i rollback a versioni precedenti. Ok, quindi mi stai confermando un'ipotesi che avevo, nel senso che allora io arrivo da una lunga esperienza su Ansible e mi interessava la parte Terraform per andare a completare un po' tutto il discorso. Sì. Quindi il mio sospetto è esattamente questo, che si possano ottenere delle grandi soluzioni mischiando un pochettino entrambe le cose, quando si hanno delle esigenze un po' al di fuori dalle righe. No, come dicevi giustamente te, purtroppo nella sessione col tempo limitato non si riescono a vedere casistiche troppo complesse, ma nel momento in cui si spinge appena appena in scenari reali, quello che hai descritto tu è assolutamente legittimo, tant'è vero che Terraform, secondo me, è un pezzo del puzzle, ok? Tu hai citato Ansible, quello è un altro pezzo. Terraform copre una buona parte di questa slide, ok? Ma se si vuole chiudere tutto il giro non ci basta, nel senso che dobbiamo avere anche meccanismi che ci verifichino a runtime che quello che abbiamo deployato non solo sia corretto, cioè quello che noi possiamo verificare in fase di build è che questo pezzettino di codice sia corretto, ok?
Cioè, se io lo scrivo così, lui è sbagliato e devo avere qualcosa che mi dice è sbagliato. Ma se io lo scrivo così, e però a me non serviva un resource group fatto in questo modo, lo posso sapere solo nel momento in cui deployo. E quindi devo avere dei meccanismi che mi vanno a verificare che quello che ho fatto è effettivamente quello che mi serviva poi per la produzione, per l'ambiente in cui ero. Quindi corretto assolutamente quello che dici. Non credo però ripeto, che questa cosa qui dipenda dall'approccio dichiarativo, ma proprio dal fatto che comunque se fai una modifica all'infrastruttura, è molto difficile fare quello che per esempio con il codice puoi fare un po' più facilmente con gli unit test o con degli test di integrazione con delle parti magari moccate o simulate. Con l'infrastruttura è estremamente più complesso, tante volte costa di meno, tra virgolette, deployarla, verificarla e poi eventualmente fare rollback, quello sì, almeno nella mia esperienza. Scusami, poi non aggiungo più nient'altro. Allora, ti facevo questa osservazione perché appunto, ad esempio, Ansible non è da considerare dichiarativo. Corretto. Anche se comunque ha già un buon livello. Una delle cose che ho trovato comode è il concetto di rescue, nel senso che è possibile andare in determinati step a creare dei blocchi con dei rescue, per cui cosa succede nel momento in cui un test dovesse fallire, tu puoi eseguire un altro blocco di codice arbitrario che ti porta fuori da impasse come questa. Per quello che dicevo, mi sembra interessante mettere insieme le due tecnologie, nel senso, te la faccio molto, molto terra-terra la cosa. Ad esempio, io sto parlando di un'esperienza on-premise, perché io arrivo da un'esperienza on-premise di un data center molto grosso, sinceramente. Stavo pensando appunto di usare Terraform per, diciamo, fare il deploy di tutta la parte virtuale e delle macchine di base e poi completare tutto il resto con Ansible, anche perché comunque, per esempio nel mio caso, vado a fare molto i conti con team veramente diversi, appunto tipo reti o altre cose, con infrastrutture estremamente segmentate e quindi con problematiche sempre dietro l'angolo quando viene fatto un deployment. Adesso, scusate, mi ho rubato fin troppo tempo, se no dopo non lascio più parlare nessun altro. Però comunque lo scenario che hai detto tu è esattamente quello, tipo sulle infrastrutture on-prem che gestiamo, quello che facciamo solitamente è quello. Cioè, a volte non abbiamo nemmeno Terraform in quel caso lì, perché magari le virtual machine vengono create... magari non da noi, ci vengono messe a disposizione le virtual machine e poi dopo noi dobbiamo configurare le virtual machine. In quel caso lì Terraform non è lo strumento migliore, anche se lo si può fare anche con quello, e anche nel nostro caso il tool utilizzato è Ansible, assolutamente. Quindi concordo sul Terraform, è un ottimo strumento, risolve parecchi problemi nella gestione dell'infrastruttura, soprattutto nel ciclo di vita dell'infrastruttura. Non li risolve tutti, cioè non è che con Terraform risolviamo tutte le casistiche che ci sono, tant'è vero che quelle che hai elencato tu sono esattamente gli scenari in cui anche noi combiniamo altri strumenti oltre a Terraform per chiudere il cerchio, quindi assolutamente. Ottimo, grazie Marco per le domande interessanti. Vedo che c'è l'ultima domanda di Matteo, poi abbiamo giusto due minuti. Sì, guarda, volevo solo aggiungere una cosa in merito all'ultima cosa emerse, diciamo, che sì, Terraform ha un approccio dichiarativo rispetto a quello imperativo di Ansible, però ha alcuni provisioner che possono aiutare un pochino in quel senso, ad esempio c'è il Remote Exec o il local exec che possono aiutare a configurare alcune parti che con degli script più generici di Terraform non puoi fare. E alcune cose riesce a evitare di sovrapporre due strumenti, per altre sì, probabilmente può servire dotarsi di altri strumenti come Ansible per sopperire un po' quello che con Terraform non si può fare, dato il suo approccio dichiarativo. Sì, sì, io credo che esattamente quello che dicevi, corretto, nel senso che
possiamo spingerci un pochino più in là con Terraform, ma poi a un certo punto, quando si arrivano a certi scenari, mostra il fianco, proprio per il fatto che non è stato, secondo, non è lo strumento giusto per fare certe cose. Quindi fin quando ci si limita a check del tipo, non so, per fare un esempio, se dovessimo creare su Azure un service principle, che è il modo che si ha su Azure per autenticarsi tra servizi differenti, la creazione di questa risorsa, di questo service principle, non è istantanea, ma c'è bisogno di un tempo di propagazione, dove il tempo di propagazione non è 3 secondi, ma è X, perché questo service principle deve essere registrato in Active Directory, deve essere propagato e così via. Quindi cosa succede? Succede che se io qui creo il service principle e poi mi serve in una risorsa subito dopo, potrebbe andare in errore lo script, perché nel momento in cui lo utilizzo non è stato ancora propagato. Quindi che cosa si fa? Con Terraform c'è la possibilità di eseguire dei piccoli script che per esempio fanno una sorta di sleep, o che fanno un retry o cose del genere. Fino a quel punto lì, secondo me, ci si può spingere. Quando si va un pochino oltre, probabilmente si sta tirando l'utilizzo dello strumento per cercare di non utilizzare un altro strumento. Bisogna sempre capire qual è il limite giusto oltre il quale stiamo facendo dei danni, oppure l'introdurre un nuovo strumento aumenterebbe la curva di apprendimento del team, e quindi ci conviene tapparci il naso, aggiungere un piccolo script all'interno dello script di Terraform e gestire la situazione così. Quindi sì, concordo. Ottimo. Bene, direi che è stato molto interessante, anche una bella discussione finale, quindi diciamo il talk sicuramente ha lasciato qualcosa, e voglio ringraziare Alessandro in primis, ma anche chi ha partecipato, perché ci fa sempre molto piacere, soprattutto questa parte finale di scambio di opinioni, perché è proprio questo momento in cui si cresce, ecco, si impara qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie. Alla prossima, buona serata a tutti. Alla prossima, allora. Buona serata a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Grazie, ciao, ciao a tutti.